Amici di WineTV, continuiamo il nostro viaggio alla scoperta della fantastica vallata di Mezzane. Nuova azienda Domenico Fraccaroli. Azienda che nasce nel 1958 come azienda viticola e poi si evolve nel tempo, soprattutto con la terza generazione che dà vita alla cantina. Io a questo punto vi porterei subito a conoscere chi fa parte della terza generazione, che è Luca. Quindi dai, venite con me e andiamo a cercarlo. Ciao Simona! Buongiorno. No, era così. Come stai? Molto bene, tu? Dai, benissimo, poi in questo posto è una meraviglia della natura. Siamo in Valpolicella. Sì. Quindi finalmente sono in Valpolicella e voglio conoscere tutto di questa fantastica vallata di Mezzane. Quindi dai, intanto inizia un po' a raccontarmi. Sì, allora io sono Luca Fraccaroli dell'azienda agricola Domenico Fraccaroli che è a Lavagno in provincia di Verona. E siamo un'azienda specializzata nella produzione di uve della Valpolicella, quali Corvina, Corvinone, Rondinella e alcune aromatiche tra cui la Molinara e l'Oseletta. E abbiamo circa 21 ettari di vigneto DOC Valpolicella che si sviluppano dall'inizio della collina, quindi circa 80 metri sul livello del mare, fino ad arrivare a 150 metri sul livello del mare. È un corpo più o meno unico perché abbiamo questi 15 ettari qui intorno alla cantina e alla casa e altri 5 nel comune di Mezzane. L'azienda è un'azienda familiare, io sono insieme a mio fratello la terza generazione che lavora in questa azienda. È nato tutto quando mio bisnonno, nella seconda guerra mondiale, gli avevano bombardato l'abitazione in centro a Verona, aveva questa azienda, ha detto finché restauriamo la casa a Verona andiamo a vivere lì. Dopo non si è più staccato, è rimasto qua e si è innamorato della vallata, che è una delle vallate più verdi della Valpolicella e quindi la nostra famiglia ha le radici ormai da tre generazioni qui a Lavagna. E senti, le radici familiari si ritrovano anche nei nomi? Sì, c'è una tradizione nella nostra famiglia dove il primogenito maschio prende il nome del nonno. Quindi mio bisnonno si chiamava Tiziano, mio nonno Domenico, mio papà Tiziano, mio fratello che ha un anno in più di me Domenico, io ho avuto tre femmine quindi sono salvo, mio fratello invece ha avuto dei maschi e quindi il suo primogenito si chiama Tiziano. Quindi l'azienda si chiama Domenico Fraccaroli perché mio nonno è stato lui a piantare le prime vigne in azienda e quindi a me ogni tanto mi chiamano Domenico, tra l'altro, non mi offendo perché tanto va bene così, però c'è questa tradizione che ci collega e ci tiene legati alla nostra storia familiare. E poi in azienda, parola d'ordine, territorio, rispetto e integrazione del territorio. Sì, chiaramente quando ho iniziato io, dopo gli studi universitari, io ho fatto enologia, mio fratello agronomia, usciti dall'università eravamo carichi di nozioni tecniche e quindi volevamo stravolgere tutto. Poi abbiamo notato negli ultimi 15-20 anni che la tecnologia è tornata indietro, cioè tutto sta ritornando alla viticoltura di 20 anni fa, quindi non si investe più tantissimo in cantina, ma il grosso dell'investimento è nel vigneto, perché la qualità del vino lo si fa nell'uva. Infatti quando avevo iniziato gli studi io e mio fratello, io preferivo la cantina e quindi ho scelto enologia. Mio fratello agraria e 20 anni fa la punta di diamante di un'azienda vinicola era l'enologo. L'enologo è quello importante. Adesso la parte importante anche nella televisione, nei magazine, si parla sempre di viticoltura, della cura del vigneto. Quindi ora è mio fratello. Quindi la punta di diamante. Non conto più niente. È vero, perché quando mio fratello in vendemmia mi porta alta qualità, un'uva di altissima qualità, io in cantina non devo fare nulla. Anzi, devo stare attento a non perdere pezzi di qualità da quell'uva.
Quindi è quello il senso che l'enologo è meno importante dell'agronomo, perché tutto sta nel vigneto. Infatti noi impostiamo i vigneti di Amarone o di Ripasso o di Valpolicella iniziando dalla potatura fino alla vendemmia, e a seconda dell'obiettivo andiamo a defogliare, diradare, potature più o meno lunghe, irrigazioni mirate, tutto per quell'obiettivo, l'obiettivo di qualità, concentrazione, profumi. In cantina io ho investito solo in una cosa, in tempo, perché i tannini della Valpolicella sono tannini, a differenza di tanti altri tannini che possono esserci in Barolo o in altre zone vocatissime, sono tannini dolci. E quindi se noi riusciamo a cullare e a mantenere questi tannini, che sono l'impalcatura di questi vini, riusciamo ad avere dei vini completamente secchi, ma che sono dolci in bocca, sono setosi in bocca. E quindi l'amarone, per esempio il mio amarone, invecchia per circa 4 anni e mezzo in botti di legno, barrique e botte grande, e altri 2 anni e mezzo in bottiglia. Questo permette l'evoluzione del tannino, la stabilizzazione del tannino, in maniera tale che dopo 7 anni do al mio cliente finale un amarone che è pronto in quel momento, è dinamico e bello, ma che sarà pronto e buono per i prossimi 20-25 anni. E allo stesso tempo il bello dell'amarone è che quando io lo bevo solo e lo consiglio solo in situazioni conviviali, quindi tra amici, morose, fidanzate, moglie. Famoso vino da meditazione, ma no, no, è da meditazione, però da divertimento, perché tu quando stappi una bottiglia di amarone che è lì chiuso da 7 anni, tra barrique, invecchiamento e bottiglia, tiri via il tappo, il vino prende fiato, rinasce e inizia la sua evoluzione, ma inizia nel bicchiere. E quindi tu ti siedi a tavola e fai una cena lunga, in questa cena scopri 20-25 tipi di vini diversi, perché ogni 2-3 minuti cambiano i profumi. E è quello il bello dell'amarone, l'evoluzione. È quello. Però io a questo punto voglio andare a vedere il luogo dal quale nasce tutto. Andiamo a vederla, andiamo. Passiamo di qua? Si prende la panda. È stato bellissimo in vigna. E poi ora qui davanti abbiamo un panorama, Luca, fantastico. Questo è uno dei panorami tipici della Valpolicella. Infatti quando parlo dell'azienda mi piace sempre parlare della denominazione, quindi cercare di capire dove siamo e perché è nata qua la DOC Valpolicella, in questo territorio nel cuore della provincia di Verona. A me piace descrivere in maniera semplicistica la denominazione come una mano sinistra, dove abbiamo nella parte nord la Val d'Adige e i Monti Lessini. Nella parte in fondo alle mie dita abbiamo la città storica di Verona, e tra l'indice e il pollice il lago di Garda, che è il lago più grande d'Italia, e oltre a mitigare il clima della Valpolicella ci porta un sacco di turismo di qualità che viene a visitare le bellezze, ma allo stesso tempo anche le bontà del nostro territorio, quali i vini della DOC Valpolicella. Ascolta, Mezzana, quale dito è l'anulare? Appunto, stavo arrivando. Oh, scusa, ma sei curiosa? Allora, fate finta che ogni dita sia una catena montuosa che poi diventa, scendendo verso Verona, una catena collinare. Abbiamo detto che tra il pollice e l'indice abbiamo il lago di Garda, tra l'indice e il medio abbiamo una delle 3 sottozone, quella storica della Valpolicella, che è la Valpolicella DOC classica. Tra il mio medio e l'anulare abbiamo un'altra sottozona, che è la Valpolicella DOC Valpantena. Poi arriviamo tra l'anulare e il mignolo alla sottozona della Valpolicella DOC orientale. Dopo il mignolo c'è anche la Val d'Illasi e Val Tramigna. Comunque non ci soffermiamo qua. Il bello di parlare della Valpolicella è che la Valpolicella ha una grande variabilità di terreni, e come sappiamo il terroir, quella parola famosa che si spreca nella viticoltura o nel parlare di vino, il terroir è composto dal terreno, dal vitigno e dal clima. Quindi se noi andiamo a variare uno di questi fattori, il vitigno, il vino cambia. Quindi il terreno, che a me piace molto parlarne, nella Valpolicella varia da terreni murenici a terreni basaltici, quindi terreni chiari che vanno dal giallo all'ocra, e terreni scuri, quelli vulcanici, che vanno dal marrone scuro al nero.
E se noi andiamo a piantare i vitigni tipici della Valpolicella, perché la Valpolicella, quindi l'Amarone, Valpolicella Ripasso, Recioto e Valpolicella Doc, non è un unico vitigno, è un uvaggio. Un uvaggio composto da uva Corvina e Corvinone, dove disciplinare dice che si può utilizzare dal 45 al 95% di questo vitigno, che è il vitigno principe. La Rondinella, che si può utilizzare dal 5 al 30%, e altri vitigni aromatici, quali, secondo me è importante menzionare, la Molinare e l'Oseletta, si possono utilizzare per un massimo del 25%. Io parlo sempre e spesso della Corvina, perché nel mio uvaggio della Doc Valpolicella utilizzo un 70-75%. La Corvina, se la andiamo a piantare in un terreno vulcanico, o lo piantiamo in un terreno calcareo, ci darà alla fine un amarone, e parliamo di amarone, magari con caratteristiche diverse. Il terreno vulcanico, magari, che è un terreno che assorbe molto di più l'acqua e però allo stesso tempo la lascia andare molto più velocemente, è un terreno strutturato e che mi va a dare sensazioni speziate all'amarone. Il terreno calcareo invece è un terreno che drena fortemente l'acqua, ma allo stesso tempo, nel momento di maggior bisogno, quindi luglio e agosto, che è un periodo molto siccitoso in Valpolicella, trattiene l'umidità e quindi è generoso con la vigna. E il terreno calcareo privilegia magari il frutto nella Corvina. La nostra fortuna aziendale è che abbiamo in totale 21 ettari di vigneto DOC Valpolicella, di cui 15 qua intorno alla nostra azienda e 5 nel comune di Mezzane, a circa 4 km da qua. Qua è terreno vulcanico, là è terreno calcareo. Quindi i 3 ettari che utilizzo qua di amarone avranno delle caratteristiche. I 3-4 ettari che abbiamo invece in valle di Mezzane, nel comune di Mezzane, hanno altre caratteristiche. Io li vinifico separatamente e poi faccio un blend tra i due vini. Quindi ho un vino strutturato e speziato, aromatico, grazie al terreno vulcanico, ma allo stesso tempo un vino fruttato ed elegante grazie al terreno calcareo. Il bello della Valpolicella è proprio questo, perché i vigneti della Valpolicella partono dai 70 metri sul livello del mare fino ad arrivare ai 420 metri. A seconda di dove è il vigneto, si hanno vini completamente diversi. Un'altra peculiarità della Valpolicella è che siamo tutte piccole o medie aziende, e quindi sono aziende, tra l'altro, familiari che si tramandano da 3 o 4 generazioni. E questo sembra la storiella che si racconta sempre in televisione, perché fa bello essere dei vigneroni. Siete cresciuti insieme. Esatto, tutti. Però la cosa importante di essere nati nel vigneto e in questa azienda è che le conoscenze che ho io di questo vigneto dove stiamo calpestando non sono le ultime, cioè le mie di 15 anni fa, da quando ho iniziato 20 anni fa, ma sono quelle di mio papà e di mio nonno. Quindi io conosco esattamente come reagisce la mia vigna negli anni siccitosi, nelle fioriture deboli, e quindi con mio fratello, che è l'agronomo, adattiamo le tecniche viticole a seconda dell'annata. Quindi anche ai cambiamenti climatici che ci sono. Esatto, che tra l'altro ogni anno per noi è un'avventura, perché sì, fare vino non c'è una ricetta, no. Siamo assoggetti al tempo, non esistono regole. Quindi ogni annata dobbiamo adattarci, e secondo me il fatto di conoscere bene i propri vigneti, da dove si produce la propria uva, dà un valore aggiunto al vino finale. E la Valpolicella generalmente produce, le cantine producono i propri vini dalle proprie uve, e quindi non ci si scappa, la qualità più o meno negli anni è sempre quella. Bene, e ascolta, il terreno vulcanico comunque dà anche delle note minerali, perché è ricco di minerali. Senza dubbio. Conferisce, allora, dobbiamo, questa caratteristica. C'è da dire che tutti e due i terreni sono ricchi di minerali, però se nel terreno vulcanico, che è un terreno che assorbe tanto l'acqua, e quindi l'acqua è quel veicolo che fa circolare i minerali e quindi gli permette alla vigna di assorbirli. Questo funziona fino a luglio. Poi a luglio, se non piove, bisogna aiutarla con un'irrigazione di emergenza. Nel terreno calcareo è un terreno molto più duro, molto più difficile per la vigna, e la vigna, a mio avviso, e non sono un genio, però a mio avviso, per esperienza, se riesce a essere sempre un po' sotto stress, dal meglio di sé, quindi poca uva però di grande deve qualità e grande per concentrazione. Nel terreno calcareo io trovo che la Corvina ha il suo equilibrio perfetto, quindi la mineralità
soprattutto nella vallata di Mezzane, è un marker che troveremo in tutte le cantine della Val di Mezzane, insieme al frutto e l'eleganza e la finezza del tannino. E quindi niente, io ancora non mi fido, perciò a questo punto io direi di andare a provare il vino, ti abbandono perché lo voglio fare da sola, io volevo distillarti. Senza nessuna influenza. E quindi dai, intanto ti ringrazio per questo fantastico excursus e poi andiamo a vedere cosa ci racconta la bottiglia e il liquido prezioso che contiene. Volentieri. Oggi sono in vena di sperimentazioni, quindi ho con me il Valpolicella la Ripasso 2016 di Domenico Fraccaroli che mi ha dato Luca, sono qui al Bacco d'Oro e parlando con Martina ero curiosissima di assaggiare questo uovo in pasta con spinacine selvatiche e ricotta di malga. In teoria il vino dovrebbe andare sopra al piatto, però mi ha incuriosito molto questa ricotta affumicata, perché comunque la affumicatura gli dà essenzialmente maggiore aromaticità, conferisce più struttura al piatto e quindi a questo punto vediamo se effettivamente questo abbinamento può funzionare o meno. E quindi a questo punto aspetto che Martina mi porti il piatto che abbiamo oggi in degustazione. Eccolo qua, grazie Martina. Pronti? Sono curiosissima, intanto mi avvantaggio per vedere cosa succede quando taglio. Wow, meraviglia! C'è un tuorlo di uovo che esce fuori, fantastico. Però niente, mi fermo, aspetto ad assaggiarlo e andiamo a raccontare un po' questo prodotto. Allora, ripasso, quindi le uve vengono fermentate, poi vengono messe su tini di acciaio fino ad arrivare a gennaio, dove vengono ripassate per 4 giorni sulle bucce dell'amarone e dopodiché vengono svinate, travasate in contenitori di legno da 500 ettolitri dove sostano per 14 mesi, dopodiché fanno altri ulteriori 6 mesi in bottiglia per dare vita a questo prodotto che adesso andiamo a degustare. Quindi il colore, vediamo comunque che ha una bellissima concentrazione cromatica, bello rubino pieno e un naso bello, deciso, potente, quindi dove domina comunque il frutto. È un frutto molto maturo, quindi ricorda la ciliegia ma con sensazioni di mora belle, nette, definite. Poi qui sentiamo anche delle note balsamiche e poi ecco delle note, mi viene da dire quasi ferrose, probabilmente sono influenzata anche dal fatto che so che comunque le uve provengono da un terreno calcareo sì, ma anche vulcanico e quindi conferiscono decisamente queste sensazioni olfattive. Quindi bello, complesso, tutte le volte che ci torniamo abbiamo una sensazione diversa, però a questo punto devo assolutamente berlo. In bocca c'è questo ingresso comunque avvolgente, però ecco, qui abbiamo anche questa leggera astringenza del tannino che comunque bilancia perfettamente la componente pseudocalorica e quindi gli dà una piacevolezza e la giusta astringenza, e poi dopo vengono fuori la freschezza e la sapidità che gli danno salivazione e quindi lo rendono molto snello e facile da bere. Bella la persistenza, però io sono curiosissima di andare a provare l'abbinamento. Qui ovviamente abbiamo tendenza dolce, grassezza data dalla pasta, data dall'uovo, grandissima aromaticità perché comunque la ricotta di malga già è saporita di suo, più la affumicatura accentua ulteriormente queste sensazioni. Spinacine selvatiche che sono tipiche del territorio e poi ecco, in generale una struttura che ovviamente non è data solo dalla pasta ma comunque anche dal formaggio che viene accentuata. E quindi ecco, vediamo un po' se ce la facciamo ad ottenere un buon bilanciamento. Allora, il piatto è buonissimo,
il vino altrettanto. Per quello che riguarda l'abbinamento sono piacevolmente stupita, perché effettivamente queste, diciamo, componenti aggiuntive al primo piatto riescono, diciamo, a portarlo ad una struttura, una complessità che è simile al vino. Sinceramente ancora il vino è un po' superiore, però le sensazioni che permangono nella mia cavità orale sono essenzialmente sensazioni fruttate, piacevoli, quindi si sente ancora la saporosità del vino, che comunque ancora un pochino sta in punta di piedi in questo abbinamento, però non ci sono assolutamente sensazioni sgradevoli. E quindi niente, è comunque un abbinamento interessante da provare con un piatto incredibile, e a questo punto non ci resta altro che scoprire qual è l'olio migliore da abbinare a questo uovo in pasta. E abbiamo il nostro super esperto Daniele, al quale cedo volentieri la parola. Con il piatto uovo in pasta creato dallo chef Mario, con questi ingredienti, spinacine, mandriano e lo schioppetto delle nostre colline di Mezzane, io abbino questo piatto a questo grande olio delle nostre vallate. È un Veneto Valpolicella DOP fatto in purezza con Grignano e Favarolo al 50% uno e l'altro. Un olio molto speziato, molto profumato e che si abbina perfettamente con queste che sono delle essenze di spezie, di floreale e anche un pochino di erbe speziate officinali.